Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo facendo il punto sull'emergenza coronavirus e sulla campagna vaccinale anti-Covid portata avanti dalla Regione con la relazione in aula in Palazzo del Pegaso da parte dell'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, che ha risposto anche ad alcune interrogazioni dei consiglieri. Vediamo. Nella prima fase rivolta agli operatori sanitari sono stati individuati 12 hub per la distribuzione del vaccino Pfizer, che ha bisogno di una gestione centralizzata, ma abbiamo lavorato anche su oltre 40 luoghi secondari di somministrazione del vaccino in tutto il territorio regionale, accessibili senza difficoltà da tutti i soggetti interessati. Nella seconda fase prevista per la seconda metà di febbraio, anziani, categorie legate a particolari patologie, disabilità, addetti a servizi, siamo di fronte a diversi scenari rispetto a quantità e tipologie di vaccino, target di popolazione da raggiungere, realtà territoriali differenziate. Le varie ipotesi saranno valutate sulla base del vaccino disponibile. A Pfizer si affiancheranno Moderna e poi AstraZeneca, molto più gestibile, e forse anche Johnson & Johnson. Da questo dipenderanno le scelte da compiere per la fase che interesserà tutta la popolazione e che probabilmente coinvolgerà i medici di medicina generale. Questo è il punto sulla campagna vaccinale anti-Covid fatto dall'assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini, che nell'aula del Consiglio regionale ha risposto a varie interrogazioni sul tema. È assolutamente la strada giusta. La Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase, che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre, per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase è quello che sappiamo della Pfizer, comunque che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato, sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti delle RSA e delle RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili. Questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. E attendiamo, speriamo presto, l'autorizzazione dell'altro vaccino, quello di AstraZeneca, che permetterà di affrontare, invece di allargare in maniera significativa, il numero di soggetti da vaccinare. La vera discriminante, quello che potrà veramente abbattere le liste e potrà creare veramente un circolo virtuoso, quando i medici di famiglia potranno erogare il vaccino, perché allora a quel punto non avremo una serie di persone preposte a farlo solo negli ospedali, ma avremo quella che è la cosa migliore della sanità italiana, ma comunque praticamente un tappeto di medici che potrà capillarmente agire. Una battaglia, quella con la pandemia, che prosegue ormai da quasi un anno. Dobbiamo continuare a stare attenti, ma allentare anche le maglie delle possibilità per quanto riguarda l'attuale crisi economica, e quindi dare qualche opportunità in più. Quello è quello che chiede Italia Viva, lo chiediamo perché riteniamo opportuno cercare di, da una parte, accelerare sui vaccini, investire sulla cura. Serve un investimento importante per fare in modo che la cura possa arrivare quanto prima, per fare un combinato disposto. I vaccini insieme alla cura devono essere due armi da usare insieme per tornare a una normalità. Ci siamo dati un obiettivo, quello di resistere ancora un paio di mesi, per poi dal mese di aprile magari riuscire a ripartire in una normalità che ormai le persone sembrano quasi non attendere più. Intanto un dato positivo, la riapertura delle scuole in Toscana è un segnale importante, l'abbiamo chiesto con forza. Io personalmente e il mio partito in Toscana ha fatto una battaglia importante, le scuole sono state riaperte, questo è un motivo di orgoglio per la Toscana. In questo momento dobbiamo cercare di dare altri segnali di fiducia per la ripartenza economica e sociale, velocizzare i vaccini, investire molto sulla cura e consentire, diciamo, fra un paio di mesi alle persone di tornare a una sorta di normalità. Che per lo sforzo che noi abbiamo
fatto di riportare le scuole secondarie superiori e che ci sta dando anche eco, diciamo, sui media e quindi nella coscienza pubblica a livello nazionale, è importante che gli insegnanti si sentano più rassicurati. In primo luogo gli insegnanti di sostegno, perché hanno rapporto con persone più fragili, ma complessivamente tutti gli insegnanti, a mio giudizio, devono entrare nella categoria di coloro che, superata la prima fase, quella dei circa 120.000 vaccini in Toscana, che riguarda gli operatori sanitari e gli anziani delle RSA, secondo me ci devono essere loro. Abbiamo presentato una mozione all'attenzione della Giunta come opposizione per far sì che quello che il piano vaccinale nazionale ha previsto nella seconda fase, quindi tra qualche tempo, per noi invece deve essere affrontato subito, cioè la vaccinazione delle categorie più fragili come quelle dei disabili. Su questo la risposta dell'assessore Bezzini non ci ha soddisfatto, perché ci aspettavamo un passo diverso, una forzatura, così come è stata fatta anche in altre regioni, in particolare in Campania, affinché con uno sforzo di programmazione dei vaccini si potessero inserire appunto i disabili, i caregiver, quindi le persone che di fatto fanno parte di questo mondo così fragile e complicato. Predisposizione di misure per la somministrazione su larga scala del vaccino anti-Covid, rimodulazione dell'attività del servizio di continuità assistenziale, la guardia medica, durante le ore notturne, possibilità di accesso alle biblioteche e archivi per motivi professionali. Queste le richieste contenute in 3 mozioni presentate dal gruppo del Movimento 5 Stelle a firma della consigliera Silvia Noferi, che il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza. Ovviamente ho fatto complimenti all'assessore, perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate, però mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2, che riguarda solo il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali, quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione, o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana, esclusi i minori? Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono 2 anni. Quindi noi dobbiamo mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie. È questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore, perché di questo ad oggi noi non si sa assolutamente niente. Quindi è necessario assumere del personale, perché non è nemmeno pensabile ribaltare tutto il problema solo sui medici di medicina generale, perché se fanno le vaccinazioni non fanno l'assistenza sanitaria territoriale, quindi non è possibile pensare che possa ricadere tutto sulle loro spalle, anche perché spesso i laboratori e gli ambulatori dei medici di medicina generale sono piccoli, non possono entrare più di 2 persone alla volta, poi ci sono molti tempi morti tra far spogliare le persone, farle rivestire, registrare i dati, aspettare se per eventuali reazioni allergiche. Quindi, facendo una stima dei tempi e delle possibilità di vaccinazione di un medico di medicina generale, i tempi sono troppo lunghi e si creerebbe poi comunque una mancanza di assistenza per altre patologie. Quindi è necessario capire che cosa intende fare la Regione Toscana per organizzare la vaccinazione di massa. Questo è fondamentale e ad oggi nessuno di noi lo sa. Per questo ho fatto presente all'assessore la necessità di una comunicazione puntuale e continua su questo argomento al Consiglio regionale. Altro tema molto importante per il quale l'Assemblea Toscana ha voluto dare il proprio sostegno ai familiari delle vittime è quello riguardante la strage di Viareggio e la vicenda processuale con la sentenza della Corte di Cassazione che di fatto ha annullato il procedimento di secondo grado in appello a Firenze con le condanne per i vertici di RFI, dunque il processo
adesso andrà rifatto completamente, quello di secondo grado, ma per quanto riguarda l'esito di questa sentenza la Toscana ha voluto esprimere la propria vicinanza, il sostegno sempre molto importante ai familiari delle vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime della strage ferroviaria avvenuta a Viareggio il 29 giugno 2009, ma anche una richiesta di impegno alla Giunta regionale affinché sostenga le iniziative dell'Associazione dei familiari delle vittime, la Onlus Il Mondo Che Vorrei, e promuova nei confronti del Governo e della Conferenza Stato-Regioni la richiesta di revisione dell'istituto della prescrizione nei procedimenti giudiziari riguardanti reati gravi. Lo prevede il dispositivo finale della mozione presentata in aula da Mario Puppa del Partito Democratico e sottoscritta anche dai capogruppo della Lega e di Fratelli d'Italia, oltre che dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. La scelta di votare tutti insieme un atto in questa direzione, un atto che, come dire, esprima preoccupazione per quello che è accaduto a Roma negli scorsi giorni, è segno di intelligenza, è segno di capacità da parte del Consiglio regionale di sapere intercettare il sentire dei cittadini. Quindi noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni, al fine di favorire una riflessione circa l'istituto della prescrizione per i reati gravi, quelli colposi, come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. Noi già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD, abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Viareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente il nostro atto, quindi, abbiamo deciso questa volta di chiedere che in Conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi l'omicidio colposo, perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono, ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari, però chiedere, l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni, che fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere, debbano essere dalle istituzioni sempre supportati in ogni sede. Questa è la voce che arriva da questo Consiglio regionale, anche qui in modo del tutto univoco, perché non c'è differenza di colore, ma c'è semplicemente la difesa e la vicinanza a un territorio che ha bisogno anche delle istituzioni. Io sono abituato a le sentenze rispettarle e non a commentarle. Sicuramente arriva una sentenza che non è quella che noi principalmente come istituzione ci aspettavamo, ma penso che i familiari e i congiunti delle vittime non si aspettavano. È una sentenza che a mio modo di vedere non rende giustizia a chi ha perso la vita quella notte a Viareggio, ma ovviamente non ho gli elementi io per poterla confutare. Se dopo tanti anni si arriva a questa conclusione, evidentemente chi è arrivato a questa conclusione ha avuto la possibilità di arrivarci. Resta l'amarezza indubbia di tutti i toscani, al di là della collocazione politica, al di là dell'avere o meno dei congiunti, degli amici, dei familiari quella notte nella strada di Viareggio, è una sentenza che lascia l'amaro in bocca. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata termina qui, vi ricordo che potete sempre restare aggiornati su tutte le news che arrivano dall'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.